Fino al 29 settembre abbiamo in corso la tenuta dello Scompiglio nei pressi di Lucca. La mostra è stata sin definita per un'assistenza dell'artista spagnolo Pablo Rubio e a cura Antonio Arevolo. La mostra quello che intende analizzare è il confine tra memoria individuale e memoria collettiva attraverso la rappresentazione dei tanti oggetti appartenuti a tutti coloro che hanno lasciato una traccia lungo la sua vita. E in particolare l'artista quello che fa è portare qua allo Scompiglio le tracce di queste persone che hanno vissuto in qualche modo in questa casa colonica decennale nel sud della Spagna, dove adesso l'artista ha lo studio. Per questo il visitatore potrà trovare dei piatti, dei libri, delle cartelle, degli orologi, tanti oggetti che in qualche modo sono stati abbandonati e che lui recupera per lavorare in qualche modo sulla finzione dei ricordi, sull'impossibilità di trattenere il passato, per cui lo fa appunto attraverso il recupero di tanti oggetti a loro appartenuti per rappresentare in qualche modo questa finzione dei ricordi, questa impossibilità di trattenere i ricordi, questa finzione, per cui in qualche modo questa soglia tra memoria individuale e memoria collettiva si frantuma, si disperde e lui la focalizza in qualche modo, prova a riprenderla per focalizzarla in una mostra e presentarla al pubblico. Perché questo ambiente così oscuro? Perché in qualche modo per lui lui lavora soprattutto con tre tipologie, con tre ricerche che sono accomunate in questa mostra. Vale a dire le tenebre in quanto momento anche dell'inconscio, se vogliamo, anche un momento impossibile, questo passato che non può tornare più, un qualcosa d'oscuro, qualcosa che non possiamo controllare. Allo stesso tempo vedremo tante corde che provano a collegare questi oggetti, a tirarli fuori dalla memoria, però non riescono, che in qualche modo il visitatore non potrà mai vederli per bene, sempre dovrà scoprirli, andare a cercare in qualche modo. Per maggiori informazioni potete sempre visitare il nostro sito www.deloscompiglio.org e vi ricordo soltanto che la mostra è aperta fino al 29 settembre negli orari da giovedì alla domenica dalle 2 alle 6 e nei fine settimana quando ci sono spettacoli serali anche fino a mezz'ora dopo la fine dello spettacolo e vi ricordo soltanto appunto la pausa estiva dal 10 al 25 agosto. Il Giappone è un paese straordinario, lavoriamo come Fondazione Geiger da circa 4 mesi all'allestimento e alla preparazione scientifica di questa mostra che abbiamo chiamato Kimono e Samurai perché abbiamo portato all'interno delle nostre sale i due differenti mondi che sono arrivati storicamente a noi nell'immaginario occidentale, che sono quello del samurai e quello del kimono, le due caratteristiche principali dell'identificazione del Giappone. Che già Marco Polo nel XIV secolo, il primo vero viaggiatore che ci è arrivato, chiamato Zipangu, questo paese, ce lo descrive come molto ricco. Io voglio immaginare romanticamente che lo descriva ricco anche per quello che noi abbiamo voluto rappresentare in mostra, cioè per il particolare, il gesto, l'eleganza, lo spirito e tutto quello che racchiude la perfezione della cerimonia del mondo giapponese. Perché se andiamo a vedere il samurai, sì, è rappresentato come una macchina da guerra, un combattente, però il momento della vestizione, la donna samurai, quindi la moglie, che era la Onna Bugeisha, che si distaccava dal marito e poi doveva essere lei quella che proteggeva la casa, cioè, c'è tutto un aspetto cerimoniale, elegante e se vogliamo molto spirituale alle spalle, così nella vestizione del kimono che noi vediamo esteticamente, però ha tutta una parte precedente in cui la donna prima attraverso le tecniche rappresentative, tecniche Meizen, tecniche Shibori,
venivano fatti in maniera davvero amorevole questi kimoni, questi kimono. Già nel XVI secolo, XVII, noi ne abbiamo di molto molto antichi. E la parte più bella è quella che rappresenta la parte precedente, cioè la vestizione del kimono. Quindi anche questo, vedendoli appesi e vedendo la loro magnificenza, è un messaggio che comunque arriva proprio per capire quello che c'è alle spalle, quello che c'è anche nella preparazione del kimono stesso. Il corso espositivo si divide su due piani, come la nostra sala Piazza Guerrazzi vuole. Al piano terra abbiamo messo in scena tutta una ricostruzione dei giardini zen e degli interni delle case giapponesi, che racchiudono a loro volta le armature, i mempo e i kabuto, che sono le maschere e gli elmi dei samurai. E tutta una parte dedicata agli ukiyo-e, che sono delle opere d'arte pittoriche risalenti al XIX secolo, molto molto importanti. Al piano superiore abbiamo contestualizzato il mondo al femminile, quindi l'eleganza, il gesto, la vestizione, la cerimonialità, se vogliamo, con 12 kimono. 12 kimono suddivisi in kimono maschili, femminili, da giovane donna e da donna matura. C'è un bellissimo uchikake da sposa straordinario, due kimono da bambini, gli obi, che erano le fasce che servivano per legare i kimono, e i netsuke, che sono piccoli oggetti che servivano per legare le sacche, visto che i kimono non hanno tasche, che venivano poste proprio fuori dal kimono stesso. E abbiamo anche al piano di sopra una esposizione sempre di ukiyo-e, sempre queste straordinarie rappresentazioni pittoriche di maestri molto importanti. Le stampe sono state, diciamo, una ciliegina sulla torta, perché dopo che abbiamo trovato tutte queste bellissime armature provenienti dal Giappone e i bellissimi kimono, abbiamo deciso anche di ripercorrere una strada che è quella delle opere d'arte pittoriche giapponesi. Se noi ricordiamo artisti importantissimi come Hokusai, Roshige, ci hanno portato attraverso i colori, attraverso la carta, attraverso le tecniche, un vero e proprio spaccato di quello che è la pittura giapponese. Noi, attraverso un collezionista molto importante di Firenze, Giancarlo Mariani, siamo venuti a conoscenza di questa ricca collezione e abbiamo deciso di portarla da noi con 14 bellissime ukiyo-e. Importante evento della Fondazione Geiger, che punta alla diffusione della cultura e del sociale. Senz'altro, questo è il nostro obiettivo, cerchiamo di facilitare il più possibile la fruizione della cultura qui nella nostra comunità, facendo eventi come queste mostre, dove insieme alla visione, insomma, di tante belle cose, belli oggetti che vengono anche da lontano, come in questo caso, si può avere anche un bellissimo catalogo per ripercorrere tutta la mostra. Ecco, quindi direi un regalo a tutti, diciamo.